Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi, come avete letto e capito dal titolo e forse anche dalla copertina, vi andrò a presentare la nuova moto del Brescia's Garage. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamola a vedere. Ebbene sì ragazzi, BMW S1000 XR 2023 in configurazione praticamente full optional, non le manca nulla, abbiamo tutto quello che si poteva aggiungere su questa moto a livello tecnico, tecnologico e prestazionale. L'unica cosa che non abbiamo aggiunto è quel carbonio così spruzzato un po' ovunque, perché faceva lievitare non di poco il prezzo già abbastanza alto. Ragazzi, non vedevo veramente l'ora di mostrarvela perché questa moto mi fa impazzire. Non ho venduto la 09, me lo avete chiesto su Instagram in tantissimi, non ho venduto la 09. Non ancora. Perché dico non ancora? Questo sarà un video a parte, ragazzi. Non voglio rubare la scena a questa piccolina. Avrei tanto voluto fare un video più cinematico, un diciamo cortometraggio, un film, un trailer, un teaser, un qualcosa di più consono ai miei gusti, e invece no, sono qui a parlarvi di questa moto in maniera neanche troppo tecnica, con soltanto delle riprese approssimative, perché mi stavo facendo limitare un po' troppo dal pensiero di fare un qualcosa di troppo bello. Non stavo caricando il video, mi ero scocciato, anche perché la moto ce l'abbiamo non da moltissimo ma dal tempo giusto per fare il video e farvela vedere sul canale. Di conseguenza mi pesava troppo non poterla mostrare in giro, non potervela mostrare su Instagram. Ragazzi, tra foto e reel ho già creato una quantità soddisfacente di cose da farvi vedere, perché sono veramente entusiasta di quello che sono riuscito a tirare fuori e non è ancora niente. Quindi basta, ho detto adesso prendo, vado sul Monte Faito, che è una delle location preferite dal sottoscritto per realizzare contenuti di questo tipo o anche altro. Non specificherò cos'altro, mascalzoni. E quindi niente ragazzi, eccola qui, abbiamo un bel millone da 165 cavalli, quindi neanche troppo spinto. Basta togliere lo scarico, fare la mappa alla centralina, qualche accorgimento e saliamo abbastanza di cavalli. Ma non vi ho detto la cosa fondamentale: non sono io il proprietario. Ebbene sì, perché come vi ho detto all'inizio del video, è la nuova moto del Brescia's Garage, quindi è la moto di mio padre. Ragazzi, molto semplicemente il daddy ha deciso di farsi questo regalo e di fare il passaggio dalla Tracer 900 a questa moto, che finalmente si può definire moto. Non che la Tracer 900 non fosse una moto, attenzione attenzione, ma ragazzi, non c'è proprio minimamente paragone, allucinante. Il prezzo lo conferma. Non vi dirò quanto l'ho pagata, ma vi dirò quanto costa di listino. Quindi ragazzi, il proprietario è lui, molto probabilmente il papino sta guardando questo video. Papà, mi raccomando, prendi di più la moto perché sente la mancanza, vuole camminare, sai com'è, è fatta per camminare, non per stare in garage. Lo so che adesso mi stai per venire a prendere ammazzate, ma correrò il mio rischio. Quindi va bene, vogliamo parlare rapidamente delle caratteristiche di questa moto? Ragazzi, 4 cilindri in linea, motore da 1000 cm cubici, 165 cavalli all'albero ovviamente. Abbiamo forcella anteriore Marzocchi, non mi ricordo quanti sono i millimetri, non me lo chiedete, non mi interessa, andate sul sito, non rompete il cazzo. Completamente elettroniche anche al posteriore. Brembo
doppia pinza Brembo all'anteriore, che morde sicuramente un doppio disco perché lo vedo, da quanti millimetri non ve lo so dire, non mi interessa, andate sempre sul sito a dare un'occhiata. Cerchi forgiati alleggeriti, ragazzi, questi cerchi veramente hanno svoltato la guida della moto. Non ho provato la versione base, non avevo neanche provato questa, ma adesso che l'ho provata e faccio il paragone con tutte le altre moto che ho guidato che non avevano i cerchi né alleggeriti né tantomeno forgiati, e ragazzi la differenza è abissale. Gomme di primo equipaggiamento Bridgestone T31 120-70-17 all'anteriore, mentre al posteriore abbiamo un 190 55-17, quindi coppia di cerchi da 17, in modo tale da garantire, offrire, poter usufruire di una guida sportiva turistica a pieno, senza avere quell'obbrobrio del 19 o 21 all'anteriore che ti rendono un paraplegico, o meglio mi rendono un paraplegico, perché veramente il 21 no, non lo so portare. È una bestia, è un drago alato, è una formica appuntita, infatti spoiler, il prossimo nome sarà, non lo so, scrivetelo nei commenti, non lo so il nome. Come potete vedere la linea di scarico non è completa, abbiamo soltanto lo slip-on Akrapovic senza DB killer, perché tanto mamma BMW ha deciso di tappare tutta la Madonna Santissima con catalizzatori, e chi più ne ha più ne metta, di conseguenza non si sente quando si accende e forse un pochino quando si sta in marcia. Ma esteticamente, ragazzi, è bellissimo, guardate questo scarico come scarica, è scaricatoso proprio, mamma mi ci baboleam, fa paura, è molto molto bello, e è il classico scarico da moto sportiva. Quindi cos'altro, ragazzi, abbiamo la possibilità di mettere le borse originali BMW senza quei telai orribili che ingombrano, che devi montare e smontare, altrimenti la moto è un cesso. Sono già pronti di base e sono comodissimi. Abbiamo comprato anche le borse sono eccezionali, le utilizzeremo sicuramente per andare a fare tanti bei viaggi in sella con questa moto. Abbiamo preso come optional anche la piastra per il bauletto. Perché abbiamo preso la piastra per il bauletto? Perché comunque, essendo una tourer, ragazzi, può essere utilizzata, anzi il suo scopo principale in teoria dovrebbe essere quello di viaggiare. Quindi abbiamo un bauletto, dobbiamo vedere ancora, ma abbiamo le borse, quindi le borse tanta tanta roba, sono molto molto capienti, c'entra comunque un casco integrale tranquillissimamente, ci si può mettere anche altra roba, quindi già le borse vanno più che bene, anche perché il bauletto è antiestetico e mi fa cagare. Nice. Cos'altro? Catena M Endurance, meno manutenzione, ma attenzione perché se prende acqua o comunque ci si fanno più di 2-3.000 km, va pulita e ingrassata, come consiglia BMW. Cambio elettronico up and down, ragazzi, un cambio burrosissimo, veramente. Avete presente i cambi burrosi? Questo lo è ancora di più, è margarina. Perché semplicemente non ti dà proprio la sensazione di avere un tasto, diciamo, non fai il classico tac tac, è una leva, è veramente bellissimo, è proprio satisfying quando lo utilizzi, e merita, brava BMW, mi piace questo cambio, mi piace, peccato che la moto è ancora in rodaggio, di conseguenza non si può ancora spippolare come si deve. Ho inseguito la sella, quando torno la devo pulire. Parliamo della sella, ragazzi, sella M, vi dirò, esteticamente è bellissima, veramente molto 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 bella, però c'è un però, abbiamo la sella pilota un po' scomoda da che punto di vista? Abbiamo le parti laterali leggermente rialzate rispetto al fondo, che scende per garantire molta più inclusività, se si può dire, all'interno della moto, e di conseguenza quando la si va a guidare in maniera molto più sportiveggiante, portando il tuo sederino all'esterno della sella, ti trovi con la sorpresina in mezzo e non è comodo. Non è piacevole e non è comodo. Però per il passeggero, ragazzi, una poltrona. Veramente una poltrona, ma in generale anche per il pilota una poltrona. Moto veramente, veramente comodissima. Perfetto. Mi si era inchiodata la ripresa, top. Ragazzi, questa sella quindi è molto molto comoda, anche se l'ho provata per purtroppo pochi chilometri, perché il proprietario non me la lascia prendere. Enzuccio, dai, sblocchiamoci un altro pochino. Dai. Tralasciando questo, già mi sento uno schiaffone dietro al collo allucinante. Ragazzi, la moto comunque è stata alleggerita quanto è più possibile, parliamo di un peso in ordine di marcia di comunque 226 kg, un bel bestione, ma che in ordine di marcia, ragazzi, non si sente. In movimento, da fermo è un cadavere.
putrido. Cupolino regolabile su due livelli. Diciamo che questa regolazione non mi fa particolarmente impazzire, perché quando lo vai ad alzare non è che diventa un cupolino protettivo al massimo, ma vi dico che già in modalità sportiva, quindi abbassato, non vi fa soffrire il vento. Non sarete su una naked. Dotazione tecnologica, ragazzi, che non sto nemmeno qui a menzionarvi perché è veramente infinita, ha di tutto, veramente di tutto. Sicuramente arriveranno video in cui vi parlerò un po' più tranquillamente, meno cazzonamente nello specifico di tutto quello che riguarda questa moto, ma mi piacerebbe più farvela vedere in azione. Non succederà in questo video perché dovrei mettere la GoPro sul casco. Chi me lo vieta? Non me lo vieta nessuno. Se state vedendo le clip o le avete già viste è perché Ciro ha preso coraggio e lo ha fatto. Ma ragazzi, basta chiacchierare, blaterare, non vedevo l'ora di mostrarvela, di presentarvela, perché questa moto veramente ha dell'incredibile. E perché voglio pubblicare contenuti e ritornare attivo sul canale, su Instagram, aziende ci sono, sceglietemi, non ve ne pentirete, basta, ho finito. It's finished, grazie Angioletto, veramente grazie di tutto. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che la moto vi sia piaciuta, non ci credo minimamente che ci possa essere qualcuno che dica o pensi il contrario, perché veramente è impossibile. Probabilmente se questa moto la vedete di brutto occhio, non vi piace o altro, è perché avete un TRK. Sto scherzando ragazzi, bis per tutte le moto, anche perché tanto moriremo tutti. A proposito di questo, probabilmente vi parlerò della mia situazione di salute in un altro video. Io vi saluto. Vi lascio ad un prossimo video, fate i bravi, lasciate like a questo video, commentatelo, condividete, iscrivetevi al canale. Sono tornato e alla prossima, ciao ragazzi. L'ho chiuso manco la chiavica, ma sti cazzi.